Buongiorno a tutti. La volta scorsa abbiamo visto insieme un po' di, abbiamo appena introdotto un concetto abbastanza importante, cioè il fatto che i materiali metallici in esercizio non sono distinguibili, classificabili solo come integri o rotti, ma in realtà vedono nella loro vita una serie di processi di danneggiamento che possono essere legati un po' alle sollecitazioni che vengono a essere applicate, un po' magari all'ambiente che può interagire con il nostro manufatto. Il ruolo fondamentale lo giocherà la presenza all'interno di questi manufatti di discontinuità interne che, nel caso abbiano una certa geometria molto precisa, prenderanno il nome di cricche, ovvero geometrie sostanzialmente bidimensionali con un raggio all'apice sostanzialmente tendente a zero, un po' come quella cricca che avanza nel ghiaccio che abbiamo visto la volta scorsa con il nostro scoiattolino primitivo. Bene, in realtà non avremo a volte questo, avremo a volte delle discontinuità diverse che potrebbero essere sulla superficie, per esempio la presenza di intagli, tipo questo, potrebbe essere la presenza di inclusioni non metalliche all'interno del nostro pezzo o nella zona superficiale o subsuperficiale, qualcosa di questo tipo. Come ricorderete, queste inclusioni hanno forme a volte rotondeggianti, a volte allungate, dipende un po' dalla composizione chimica e dalla lavorazione meccanica che hanno subito. In ogni caso, qualunque discontinuità presente all'interno del nostro materiale genererà all'interno del nostro materiale, del nostro manufatto, non solo un problema di diminuzione di gestione resistente, che sicuramente è un problema, ma in realtà vedrà in prossimità della discontinuità una crescita della sigma che matematicamente almeno tenderà all'infinito, specialmente in corrispondenza di cricche bidimensionali con raggio all'apice praticamente nullo. Dico matematicamente perché non realmente, perché il nostro materiale in qualsiasi zona sottoposta a trazione avrà come valida la curva di trazione reale, cioè una curva che vedrà dopo lo snervamento un suo includimento. Quindi io non posso applicare per qualunque distanza dall'apice della cricca un valore di sigma infinito, perché comunque avrò al massimo il valore di sigma di plasticizzazione corrispondente alla posizione in cui ci troviamo. Quindi in realtà quello che voglio dirvi è che qualunque sia il carico applicato, in corrispondenza delle nostre discontinuità, chiamiamole cricche, vedremo sempre una, seppur minima, a volte di pochi micron, zona plastica. Cioè, qualunque sollecitazione in campo elastico, per la presenza di queste discontinuità che potrebbero essere interne oppure superficiali, vede un valore della sigma, cioè della sollecitazione unitaria locale, che è più alto della sigma media che avremmo calcolando la sollecitazione unitaria con la nostra formuletta banale carico remoto applicato diviso sezione del nostro pezzo. Quindi da qui torniamo al discorso: quando c'è una discontinuità nella nostra sezione, sì, è importante che considerare il fatto che la sezione resistente diminuisce, ma tipo qui la sezione resistente è data questo segmento qua più questo, ma in realtà è molto più importante considerare il fatto che in prossimità di queste zone la sigma tenda all'infinito, che vi ripeto non tenderà all'infinito, ma in realtà arriverà a valori di plasticizzazione, quindi avremo sempre delle zone plastiche più o meno estese. Come quantificare questa situazione? Beh, la cosa è un po' più complicata di quanto vi andrò a raccontare, qui vi do una versione semplificata, poi in realtà in altri corsi più avanzati andrete un po' più nel dettaglio, però qualche concetto va dato. In realtà esisterà un parametro, detto K', che è chiamato fattore di intensità delle tensioni. Primo perché in modo 1, cioè in modo d'apertura. Considerate che i modi di sollecitazione di una cricca sono sostanzialmente 3. Modo 1, apertura. Modo 2, scorrimento. Modo 3, questo sotto, lacerazione. Quello più studiato, quello su cui sono più disponibili più numeri, è il modo 1. Anche perché è quello più critico. Gli altri modi, 2 o 3, quei modi misti, 2 più 3, 1 più 3, 1 più 2 più 3, sono in realtà, tendono poi in realtà a trasformarsi sempre in modi di sollecitazione tipo 1, quindi in realtà per questo motivo è quello sostanzialmente più studiato. Vi dicevo appunto che questo fattore di intensificazione degli sforzi, che è un parametro che in qualche modo cerca di considerare lo stato tensionale reale all'apice della cricca sollecitata,
questa è la cricca di lunghezza 2A e questa è la sollecitazione remota applicata. Ebbene, questo parametro è, per geometrie semplici, esprimibile mediante delle formule tipo questa, dove sostanzialmente vediamo alcune componenti di questa formula. Una fra tutte sicuramente il carico remoto applicato, che è la sigma, e poi dei fattori moltiplicativi legati alla geometria del pezzo. Qua vediamo per esempio questo alfa radice di pi greco a, dove la radice di pi greco a è chiaramente un fattore legato alla lunghezza della nostra cricca. Quindi quanto è più lunga è peggio è la situazione. Quanto più lunga è, a parità di sigma, K' è più alto, d'accordo? E alfa è un fattore geometrico legato alla geometria del pezzo che vedremo si esprimerà in vario modo al variare della nostra geometria del pezzo. Quindi, tornando al discorso molto semplice del foglio di carta, un conto è questo, un taglietto molto piccolo che io sollecito e riesco a strappare con una certa difficoltà, un conto è questo, cricca più lunga, dove a parità di carico la cricca avanza senza nessuna difficoltà. D'accordo? Per questa espressione. Poi è chiaro che un conto è avere questo foglio di carta, un conto è avere oggetti di forma un po' più complicata, lo faccio perché sennò diventa fuorviante, ma insomma praticamente il concetto dietro il K' è molto semplice, cioè K' vi esprime ciò che succede all'apice della cricca considerando questa come zona più sollecitata nel caso di un pezzo omogeneo isotropo che sia sollecitato in questo caso in maniera remota nel valore di sigma in presenza della cricca. È chiaro che banalmente se la lunghezza della cricca è 0, K' è 0. Il che vuol dire che il pezzo non è sollecitato? No, vuol dire che non c'è intensificazione degli sforzi, ma il valore di sigma medio è quello che noi otterremo facendo carico applicato diviso sezione iniziale. D'accordo? Quindi attenzione a non confondere il valore della sigma, che è un valore di sollecitazione unitaria, con il valore del K', che è il valore di intensificazione delle tensioni o intensificazione degli sforzi, in modo 1 chiaramente, poi esistere il K2 e il K3, che appunto vi descrive di quanto si intensifica la sollecitazione nel punto più debole del mio materiale, ovvero all'apice delle cricche. Se resiste qua, resisterà anche dopo. Se non resiste qua, tocca capire che fa dopo. E lo si capisce con delle leggi che vi danno il comportamento del materiale a seconda della sollecitazione, sia essa una sollecitazione di carico a trazione, sia essa per esempio fatica, vedremo fra poco, sollecitazioni cicliche nel tempo e così via, d'accordo? Quindi in realtà il vero problema sarà capire se questa cricca sollecitata propaghi o no. Aggiungiamo che non è così semplice, bisogna anche capire se questa cricca, che è presente sempre nel mio materiale, perché i materiali sono sempre diversati, hanno sempre delle discontinuità presenti, se sollecitata non solo se propaghi o no, ma se propaghi in maniera stabile, ovvero ritornando al nostro pezzo di carta, la propagazione stabile è questa, io aumento la lunghezza solo se applico un carico, ma appena smetto la lunghezza non aumenta più, questa è la propagazione stabile, oppure se propaghi in modo instabile, la cricca del ghiaccio che abbiamo visto l'altro giorno con il nostro scoiattolino primitivo, d'accordo? Qui è abbastanza simpatica questa scena, l'omino mi rappresenta lo sforzo che sto applicando sul mio pezzo intagliato, la cricca propaga o no? In realtà la cricca propaga o no a seconda della sua tenacità a frattura. Ora state attenti a non confondere le terminologie e i concetti che ci sono alle spalle, spesso si fa tanta confusione fra resilienza e tenacità e resistenza a trazione. La resistenza a trazione è quel valore che ci viene offerto dal nostro materiale quando è sollecitato in modo tale da generare nella sezione del mio pezzo resistente uno stato di tensioni uniformi. Prova di trazione, l'ho detto in modo più elegante, prova di trazione. Nella resilienza abbiamo una capacità che il materiale offre alla rottura per sollecitazioni dinamiche, però sharp, per intenderci. Nella tenacità a frattura invece vediamo la capacità, la resistenza che offre il materiale alla propagazione della cricca. Allora, come nel caso della sigma unitaria, la sollecitazione unitaria, nel caso di trazione, noi avevamo dei valori limiti che erano l'R con S, R e H, lo snellamento per intenderci,
oppure la R con M, anche per la tenacità abbiamo dei valori critici. Il K'C, nel caso di modo 1, è appunto quel valore della tenacità a frattura che viene offerto dal materiale come resistenza alla propagazione della nostra cricca a seguito di sollecitazione applicata. Qui abbiamo l'ovino che ci applica un carico in apertura su questo grosso pezzo criccato. Qua abbiamo questa morsetta che è la resistenza offerta dal nostro materiale. D'accordo? Come vi dicevo, la situazione è un po' più complessa di quella che vi raccontavo inizialmente, perché se nella prova di trazione abbiamo intuito che c'è un concetto di omogeneità e isotropia del materiale che in qualche modo delle volte possono complicarci un po' la faccenda, e quindi in realtà per alcuni pezzi lavorati in certo modo in cui si genera una certa anisotropia, dire R con S non mi basta, ma mi servirà dire anche R con S che ha misurato in una quale direzione. In realtà nel caso della cricca abbiamo appunto tre modi principali di sollecitazione della cricca: modo 1, modo 2 e modo 3, e come abbiamo visto prima sostanzialmente il modo 1 è quello più studiato per diversi motivi, appunto il fatto è quello più, in qualche modo più frequente ed è quello più critico. Guardate bene, sono possibili anche i cosiddetti modi misti, cioè combinazioni 1 più 2, 2 più 3, 1 più 3 e tutte le permutazioni che volete, insomma 1 più 2 più 3, ma in realtà il modo 1 è solitamente il modo più critico. Solitamente i modi 2 o misti, 2, 3 o misti, durante la propagazione della cricca tendono a evolvere, a drizzare la cricca in modo tale che la sollecitazione diventi di modo 1. Ma la situazione è ancora più complessa se vado a considerare le combinazioni fra le modalità di propagazione della cricca, le modalità di applicazione del carico e le eventuali anisotropie del mio materiale. Prendiamo un acciaio bifasico con due fasi laminato. Un laminato, per esempio, potrebbe essere questo piatto che vediamo qui, e la microstruttura potrebbe essere visualizzata con questo dado che vediamo. Sostanzialmente sono tre osservazioni metallografiche effettuate nelle tre direzioni che vediamo qua. Immaginate di fare un dadino a questa posizione qui, d'accordo? Ora capite bene che se io facessi solo dei profili di trazione, il comportamento della resistenza a trazione in questa direzione, in questa direzione e in questa direzione sarebbero differenti. In un caso tendo a, per esempio, se sollecito in questa direzione qua, troveranno le dislocazioni meno blocchi delle dislocazioni dovute al fatto che abbiamo bordi grano schiacciati e allungati, quindi addirittura potremmo trovarci nell'assurdo di un solo bordo grano che ci va a tenere insieme l'intero provino. Non succede mai se non in casi molto particolari, ma insomma diciamo che la resistenza meccanica in questa direzione me l'aspetto più bassa rispetto a questa o rispetto all'altra direzione di applicazione del carico. Questa è la direzione T, questa è la direzione S e questa è la direzione L. La cosa si complica nel caso della presenza di una cricca, perché praticamente mi ritrovo con tutte le combinazioni cricca, carico applicato, anisotropia del materiale. Quindi in realtà, volendo caratterizzare in maniera completa un materiale per quanto riguarda la resistenza alla propagazione stabile della cricca, dovrò considerare su un laminato tutte queste diverse combinazioni, dove queste coppie di lettere LT, TL, ST, eccetera, hanno una designazione in qualche modo non standardizzata, ma diciamo universalmente utilizzata, e cioè la prima lettera, per esempio in questo caso SL, la prima lettera indica la direzione di applicazione del carico, S lo short, il corto. La seconda lettera indica la direzione di propagazione della cricca, in questo caso L, longitudinale, cioè la direzione in cui è stata fatta la laminazione. Quindi in realtà capite bene che se per la prova di trazione la caratterizzazione completa del materiale mi richiedeva almeno tre provini, uno per ogni direzione della mia laminazione, quando vado a considerare la cricca mi servono almeno sei. Chiaramente non potrò fare solamente una prova, ne dovrò fare almeno due, tre, almeno per ogni tipologia di provino, e quindi il costo della mia prova aumenta moltissimo. Considerate che il provino di trazione costa normalmente poco, perché di fondo è un tondo passato al tornio. Un provino di tenacità, come vedremo fra poco,
può avere costi anche abbastanza alti, qualche centinaio di euro il singolo provino. Quindi una caratterizzazione secondo la meccanica della frattura in realtà potrebbe essere abbastanza costosetta proprio dal punto di vista economico, per farlo costa parecchio. Perché invece un provino di trazione, se si può fare il tondo al tornio, costa pochi euro, insomma, non è che costi moltissimo. In realtà una caratterizzazione a trazione normalmente proprio costa dal punto di vista pratico molto poco. Per determinare il valore critico del fattore intensità di sforzi oltre il quale il pezzo si rompe sostanzialmente, esistono svariati provini. Qui ce ne sono riportati alcuni. Possono avere l'intaglio centrale, possono avere l'intaglio laterale, possono avere queste varie forme. Perché questa disponibilità? Ma insomma, se ciò a che fare con un tubo, per esempio, mi verrà più semplice ricavare questo piuttosto che questo. Magari questo non c'è neanche abbastanza materiale per ottenerlo. D'accordo? Servono forme semplici perché la forma semplice mi permette di ottenere un'espressione analitica che mi leghi il K', cioè il valore di classificazione degli sforzi, con la geometria del pezzo. Io potrei anche fare prove di K'C, di tenacità, con oggetti di forma complessa, ma il problema sarebbe chi mi dà la relazione che mi collega il K' all'apice della picca con la sigma remota, d'accordo? Invece analiticamente si possono ottenere queste relazioni nel caso di oggetti di forma semplice. Quelli più usati sono sicuramente queste due tipologie di provini. Questo è chiamato provino di tipo CT, questo è un provino di tipo a pannello. Entrambi i casi hanno l'intaglio meccanico posto lateralmente. Qui qualche indicazione che va ricordata. Qui chiaramente il pezzo verrà sollecitato usando questi fori d'afferraggio. È chiaro che l'intaglio dovrà superare la mezzeria che unisce i fori d'afferraggio, altrimenti io posso dire a quanto vi pare, ma non succederà mai niente. In quest'altro caso invece non vado a tirare, ma metterò qui un appoggio, qui un altro e solleciterò il pezzo a flessione. D'accordo? Detto questo, in realtà la procedura per la misura del K'C, secondo la normativa STM E399, è sempre la stessa. La prima fase è ovviamente la lavorazione del provino. Perché la sottolineo questa? Ma in realtà in tutte le prove meccaniche la lavorazione del provino è una fase importante, non potete lavorare i provini come vi pare, perché sennò altrimenti se per esempio deformate plasticamente in maniera eccessiva inducete sul pezzo proprietà che non aveva il materiale all'inizio. Il problema è che nel caso dei provini di K'C svolge un ruolo fondamentale come viene utilizzato, come viene ottenuto l'intaglio meccanico. L'intaglio meccanico può essere fatto meccanicamente, appunto, una fresa, eccetera, o nei materiali un po' più ostici, che potrebbero essere materiali molto duri, oppure materiali che si plasticizzano troppo facilmente e che quindi con la lavorazione meccanica vanno a deformare, si va a deformare plasticamente l'apice dell'intaglio e quindi se deformo plasticamente mi si falsa completamente il risultato. A volte dovrò utilizzare metodi di lavorazione un po' particolari, quali per esempio l'elettroerosione, un filo che man mano scende giù e che mi taglia il mio provino mediante una corrosione localizzata, oppure più recentemente, messo a punto una ventina di anni fa, per esempio il taglio ad acqua. Sono macchine che mandano un getto di acqua ad altissima pressione, migliaia di atmosfere, e riescono a fare tagli estremamente precisi ormai, in tempi no, non era così, ma ormai riescono a lavorare molto molto bene, e fanno un taglio a freddo. Questo è importante, il taglio a freddo, perché? Perché sarà fondamentale che durante la lavorazione meccanica dei miei provini io non vada a aumentare troppo la temperatura cambiando la microstruttura del pezzo. Se lavoro troppo velocemente, lavoro male e porto il pezzo a 600 gradi, scopriremo più avanti che in un acciaio questi 600 gradi potrebbe voler dire che mi si infragilisce, per esempio, per fragilità di movimento. Se ciò che fa con una riga d'alluminio e lavorandola la porto a 300 gradi, tutti i trattamenti termici che ci hanno avuto precedentemente vengono annullati. E quindi che cosa sto guardando? Spendo soldi per non verificare il mio materiale realmente che prestazioni possa avere. Quindi in realtà molto spesso una certa accortezza nella lavorazione meccanica sarà fondamentale affinché la prova di tenacità, ma questo è vero anche per le altre prove, ma in questo caso è particolarmente importante, specialmente vi ripeto, per quanto riguarda l'intaglio, la zona di intaglio, la lavorazione svolgerà un ruolo importantissimo. La prima fase sarà quella, lo vediamo qua, dopo la lavorazione meccanica, precliccare a fatica. Voi ancora non sapete cos'è la fatica. Diciamo che la fatica è una sollecitazione ciclica applicata che vi fa evolvere il pezzo a rottura. Voi chiaramente non lo potete da rottura.
ma praticamente sollecitando per carichi molto più bassi del carico del limite elastico, genererete all'apice del taglio meccanico, qui e qui, una cricca di fatica che propagherà per una certa distanza. Questo perché? Perché il K'C è un valore che mi determina l'intensificazione degli sforzi all'apice della cricca, non all'apice del taglio. Quindi in realtà devo generare una cricca. Non è proprio esattamente così, perché ci sono dei materiali nei quali intaglio e cricca come concetti possono coincidere. Quali sono questi materiali? Quelli estremamente fragili. Nel caso del vetro, io nel vetro, siccome quando sollecito non ho deformazione plastica, eccetera, un intaglio, sostanzialmente, un intaglio meccanico può essere visto dal punto di vista dell'intensificazione degli sforzi come una cricca, sostanzialmente. Ma è un caso molto particolare. Se no, altrimenti sarà sempre indispensabile far propagare una cricca per una certa lunghezza, in modo tale che questa cricca proceda da entrambi i lati. Dobbiamo essere certi che la cricca sia avanzata in maniera uniforme per entrambe le superfici del mio provino. Qui stiamo vedendo chiaramente solo una sezione. Dopodiché, banalmente, in questo caso applicherò una specie di prova di trazione e in questo caso, come vi ho detto prima, una specie di prova di flessione, facendo una misura e del carico applicato, il load, e leggendo quello che si chiama crack opening displacement, cioè l'apertura, la distanza che c'è fra questi due estremi, d'accordo? Come si apre man mano che una specie di deformazione. Cosa succede in questi casi? Allora, praticamente io monterò il mio pezzo sotto un sistema d'afferraggio, per esempio nel caso del primo CT qui ci saranno dei perni che passeranno da parte a parte, ci sarà una morsetteria che tiene il mio provino, all'apice del mio intaglio, scusate all'apice, all'imbocco del mio intaglio, posizionerò un estensimetro meccanico, solitamente, che mi riesce a leggere con molta precisione di quanto si apre man mano che applico il carico, sul pezzo che vi ricordo essere intagliato e precliccato a fatica. Quello che vado ad ottenere potrebbe essere uno di questi tre casi. Quindi io potrò avere dal mio materiale tre possibili curve, chiamiamole così, di trazione, ma è chiaramente tra virgolette di trazione. Caso 1, il mio pezzo si deforma anzitutto in campo elastico, a un certo punto vedrà una deformazione plastica con un valore massimo e poi la rottura. Vi ricordo che stiamo facendo una prova di trazione normale. Stiamo facendo una sorta di prova di trazione su un pezzo che ha una forma strana e che è intagliato e precliccato. Quindi noi stiamo cercando di capire quell'istante nel quale, scusate quell'istante, quel valore del carico in corrispondenza del quale la cricca sta per iniziare a diventare instabile. Non è semplicissimo. Un altro caso è quello che vediamo qua. Carico lineare, momentaneo abbassamento del carico e di nuovo carico che cresce fino alla rottura. Quello si chiama pop-up, pop-in, scusatemi, è un termine, insomma, chiamiamola partenza di dislocazione, non è così, ma facciamo finta che sia la stessa cosa. Terzo caso, caso estremamente fragile, il mio carico cresce, il mio COD aumenta, fino a che per un certo valore del carico si rompe, punto e basta, già in campo elastico, d'accordo? Ora, per poter andare a calcolare il mio valore del K'C, devo intanto fare tenere in considerazione alcuni aspetti abbastanza importanti. Il primo, la zona all'apice della cricca, che noi sappiamo che per qualsiasi carico si plasticizza, perché abbiamo visto che noi matematicamente avremo un valore del carico nell'apice che andrebbe all'infinito, ma noi all'infinito non possiamo andarci perché la curva di trazione reale vale sempre, d'accordo? E quindi in realtà per ogni deformazione locale io avrò un carico applicato in campo plastico magari. Devo essere certo, affinché il valore calcolato di K-C sia valido, che all'apice della cricca la zona plastica sia sostanzialmente trascurabile. Altro dettaglio importante, le dimensioni del provino devono essere tali affinché la mia prova si consideri come svolta in condizioni di deformazione piana. Questo che cos'è come concetto? Però è più articolato, cerchiamo di visualizzarlo. Quando voi avete questo provino, che è sostanzialmente un pannello intagliato,
voi avete in realtà tre zone, non lo sapete, ma avete tre zone. Una zona al centro, in cui praticamente abbiamo il nostro materiale, in cui ogni elementino è circondato da altri elementini, e le zone superficiali, dove in realtà la zona superficiale vede un elementino che sulla superficie non è circondato da altri elementi, è la superficie, è banale questo. Questo cosa comporta? Se io ho l'intaglio dentro il materiale, l'elementino unitario, diciamo, vedrà che cosa? Ufficialmente una sollecitazione remota, che sarà questa. Se è questa la sollecitazione remota, immaginando che sia una specie di micro prova di trazione, la mia deformazione dovrebbe essere questa, giusto? Cioè, il mio mini elementino, micro elementino, l'apice della dritta all'interno del mio pezzo dovrebbe allungarsi e si dovrebbe stringere. Peccato, questo sarebbe vero se fosse libero e bello questo provino. Ma in realtà c'è un altro provino qua a fianco. Ce n'è un altro qua davanti a voi, un altro qua sopra. Cioè, questo elementino non è nel vuoto staccato dagli altri, ma ha contiguità fisica con tutti gli altri. Vuol dire che anche questo vorrebbe deformarsi, magari un pelino di meno, visto che noi abbiamo che la sigma remota sta qui, e l'intensificazione di sforzi farebbe questo. Quindi in realtà questo elementino qua si deformerebbe un pelino meno magari, ma si deformerebbe così se fosse libero. Ma queste contrazioni non sono libere. Ergo, l'applicazione di un carico unidirezionale su un pezzo intagliato, per la contiguità fisica tra gli elementini, mi genera delle tensioni anche in questa direzione e in questa direzione qui, inaspettatamente, cioè mi genera uno stato tridimensionale con le mie deformazioni che si potranno sviluppare solo su un piano. Quindi la parte interna del provino si chiamerà zona in, scusate, in condizioni di deformazione piana. La parte superficiale in realtà vedrà questo problema diminuito, perché noi la parte superficiale, per intenderci qua sulla superficie del mio pezzo esterna, io ho un'altra condizione al contorno che non sto considerando, cioè che la sigma in questa direzione è sicuramente zero, perché non c'è nessuna forza esterna che sta agendo. Quindi mentre all'interno del mio provino io avrò la nascita di uno stato tridimensionale di sollecitazioni e deformazioni che avverranno lungo il piano ortogonale alla cricca, quindi stato di deformazione piana, sulla superficie avrò che posso avere gli sforzi lungo il piano, ma non posso avere lo sforzo lungo il piano ortogonale, perché la sigma esterna è zero, non c'è nessuno che sta spingendo in questa direzione, e quindi mi troverò in condizioni di sforzo piano. Ora, senza fare troppi dettagli perché sarebbe un pelo più lungo, insomma, in realtà lo stato di deformazione piana e lo stato di sforzo piano generano raggi plastici all'apice della cricca differenti, cioè la superficie in sforzo piano genera una zona plastica molto più grande rispetto alla zona plastica interna. Immaginate una specie di fagiolo davanti alla cricca, molto più grande sulla superficie e molto più piccolo al centro. Ora, capite bene che questa influenza della superficie, volendo, le scopriremo più avanti, potrebbe anche essere positiva, ma non ci permette di avere un valore del K di OC che sia indipendente dall'influenza della presenza delle superfici. Quindi in realtà vedremo che la condizione, le dimensioni del provino devono essere sufficienti a assicurare per la prova delle piene condizioni di deformazione piana, sono sostanzialmente condizioni sullo spessore minimo del provino oltre il quale la prova è valida. Ora, tornando a noi, vediamo praticamente che per qualunque delle tre possibili risposte della curva carico COD, la misura del valore in corrispondenza del quale andare a calcolare il K è sempre la stessa, cioè prendo la
tangente nell'origine alla curva che ottengo, questa, questa e questa. La tangente qui sarà questa, qui sarà questa e qui sarà questa. Considero la retta che ha una pendenza pari al 95% della retta, della retta tangente nell'origine, che qui in questo caso è questa seconda retta tratteggiata, questa sotto, quella che va da 0 ad A per intenderci, qua è quest'altra retta tratteggiata e qua è quest'altra retta tratteggiata. Dopodiché prendo il valore del carico più alto che ottengo a sinistra dell'intersezione fra la curva LOD-COD e la curva che ha una pendenza pari al 95% della retta tangente all'origine. Ora, nel caso del tipo 1, questo valore massimo coinciderà con l'intersezione fra la retta che ha la pendenza pari al 95% della retta tangente all'origine e la curva LOD-COD. In quest'altro caso, guardate qua, questa intersezione è un po' a destra di questo massimo relativo, perlomeno. Prenderò questo valore qua come valore per calcolare il K'G. Nel caso di un campo elastico, di una rottura in campo elastico, dove in realtà l'intersezione non c'è, prendo il valore di rottura. D'accordo? È abbastanza semplice. Il valore più alto lo ottengo a sinistra di questa intersezione. Se l'intersezione non c'è, il valore massimo ottenuto durante questa prova, chiamiamola di trazione. A questo punto devo fare i miei controlli relativi a questi due punti qua, e cioè prendo il valore del K, scusate, prendo il valore del valore di forza che ho calcolato in questi punti qua, chiamiamolo FQ, lo butto dentro questa relazione, che altri non è un modo diverso di scrivere la relazione che abbiamo visto prima, in cui ci sta la geometria del pezzo, F fratto A per doppio, e il carico applicato remoto. Quindi io prendo la geometria del pezzo, W doppio è la... scusate, questo che non l'abbiamo detto, W doppio è questa distanza qui, dall'asse di applicazione del carico alla fine del provino, B è lo spessore del provino, quindi sono aspetti puramente geometrici. Li butto dentro questa relazione qui e ottengo il valore del KQ, cioè il valore del K di tentativo di cui devo verificare se vengono rispettate le condizioni dettate dalla meccanica della frattura lineare elastica. Le butto dentro queste due correlazioni. In particolare verifico se lo spessore B maiuscolo è maggiore di quel valore calcolato 2.5 per K primo C, KQ in realtà, quello che sto calcolando, dato per calcolo, che poi diventerà K primo C se è verificata questa disequazione, diviso lo snellamento, il tutto al quadrato. Allora, se lo spessore del provino che sto utilizzando è superiore a quel valore, la prova si starà svolgendo secondo i dettami della meccanica della frattura e la linea elastica, che otterrò, scusatemi, e otterrò un valore valido di K'C. Altrimenti dovrò prendere un provino di spessore più largo, e questo mi potrebbe creare dei problemi. Vediamo perché questo fatto. Immaginiamo di fare prove di K' a spessori differenti. Guardiamo l'influenza. Non ricordo se ci sta una slide a riguardo. No, non ci sta. E allora, guardiamo che succede se faccio prove di tenacità a spessori differenti. Guardate qua. Questo è e questo è il caso. Capite bene la differenza che c'è. Questo è il valore di B star. In pratica, per provini troppo sottili io avrò un'influenza della superficie, delle superfici laterali, per cui cambiando spessore ottengo un valore differente. Per valori superiori a un certo B star, che guarda caso è proprio il valore del B star che mi verifica questa disequazione, otterrò sostanzialmente un asintoto, e quindi un valore che può essere considerato pari a che cosa? A K' C.
la tenacità del mio pezzo. Ora, il problema qual è? Il problema è molto semplice. Questa cosa ha un senso se la prova rispetta tutti i dettagli della meccanica fotoelettrica elastica. Che succede se questo B-star è più largo dello spessore del pezzo che sto testando? Io voglio fare una prova su un acciaio che il mio semilavorato è un laminato dello spessore di 1 cm, ma il B-star è 3 cm e non lo posso fare. Oppure ancora, che succede se per esempio il mio B-star, e non sono numeri che do all'8, ma sono numeri veri, per esempio mi esce fuori di 20 cm? A parte il problema che potrei non avere il semilavorato dello spessore di 20 cm, ma ho il problema che magari non ho neanche la macchina per poter fare la prova di chiamiamola trazione, il KPOC, su un pezzo così grosso, perché mi possono servire migliaia di tonnellate. Allora, il problema grosso qual è? È che in realtà la tenacità a frattura ha una validità abbastanza limitata come concetto, nel senso che si può applicare senza problemi a materiali fragili, con qualche problema a materiali non particolarmente duttili. Per materiali molto duttili, molti acciai eccetera, tipicamente si dovrebbero poi utilizzare altri concetti, si chiamano CTOD, crack tip open displacement critico, potrebbe essere il cosiddetto J' critico, che vanno a considerare il fatto che il comportamento del materiale non può essere descritto usando il K. Capiamoci diversamente. Immaginate che questa roba, questo quello che vi ho appena raccontato, funzioni perfettamente per il vetro e che voi vogliate applicarlo a che cosa? Prendete un provino CT fatto di DAS. Se voi tirate, la cricca non avanza. È chiaro che lo stato tensionale all'apice del DAS non è quello del vetro, invece se tiro mi si rompe subito, d'accordo? Quindi in realtà il concetto che c'è alla base è che anche il comportamento meccanico del nostro materiale ci influenzerà nella scelta del parametro che deve essere utilizzato per poter quantificare la resistenza alla propagazione instabile. Poi, attenzione, un inciso, va da sé che praticamente il massimo che si fa a livello di progettazione è il... Riassumendo quindi, la prova di KPOC è una prova che ci determina le condizioni di incipiente propagazione della cricca, che appunto potrà propagare in maniera differente a seconda del comportamento che andremo a vedere all'interno delle nostre curve carico-spostamento, che appunto per spostamento intendiamo sempre il COD, il Crack Opening Displacement. Vediamo quindi un esempio di prova di carica frattura. Allora, qui vedete delle oscillazioni, in realtà non si fanno, vengono fatte solo per farvi vedere meglio la zona plastica che sta qui. Guardate qua la zona plastica, vedete il fagiolo? Io lo ricordo un fagiolo all'apice, d'accordo? Guardate il richiamo del flusso plastico laterale che porta, perché qui vedete nella parte esterna non c'è l'equilibrio delle forze, quindi si porta dentro un po' di materiale, lo vedete qui molto bene, insomma. È come se lo risucchiasse all'interno, d'accordo? Questa oscillazione non fa parte della normativa, è solo per farvi vedere meglio con una riflessione modulata ciò che sta succedendo sulla superficie laterale. In realtà si tira solamente, d'accordo? Quindi. E quindi questo qua, rivediamo ancora una volta perché è interessante. Vediamocelo, provino intagliato e preliccato. Vedete, sì, la cricca di fatica si è vista per un istante, e quella parte, quella specie di filetto, la differenza tra cricca di fatica e intaglio geometricamente molto evidente. Attenzione, qui vedete due lobi, un lobo e l'altro lobo, con una parte di flusso plastico abbastanza evidente. Qua vedete quei cambi in maniera abbastanza ampia, quindi la plasticizzazione può essere anche molto importante, attenzione, non è per forza pochi grani, ma può diventare molto molto evidente. Poi qui ci sono tutta una serie di condizioni in più, per esempio la prova diventa non più valida se il ligament
ligamento è questa parte qua che ci collega le due parti, diventa troppo piccola, per esempio, e sono andate delle condizioni, non ve le ho dette tutte quante, insomma, però ci sono una serie di condizioni che vanno rispettate, affinché il valore calcolato secondo questa procedura vi dia effettivamente il K'C. Vediamo qualche valore relativo a un po' di leghe di interesse industriale. Qui abbiamo alle ascisse R con S nello snellamento, qua abbiamo le ordinate, il K'C. Vediamo un po' ad esempio come viaggia una lega d'alluminio. Leghe d'alluminio si possono facilmente caratterizzare usando il K'C perché hanno valori di K'C intorno ai 35-40 megapascal radice di metro. Ecco, vi trovate con una difficoltà importante. Voi non riuscite a capire al volo cos'è 15 newton, ma siete un chilo e mezzo, vi viene in mente un litro di latte e qualche cosa in più, insomma, vi viene in mente qualche cosa in qualche modo. Parlare già di newton diventa un po' più, come dire, strano. Se vi dico esercitiamo una pressione su quel punto da 15 megapascal, si inizia a sbarellare un po'. Se vi dico su una cricca, su questo foglio di carta, applichiamo un K' di 35 megapascal radice di metro, non lo sapete fare, insomma, d'accordo? Quindi in realtà la difficoltà concettuale relativa al saper dimensionare il valore, saper capire di cosa stiamo parlando, è oggettiva. Effettivamente è complicato dire quanto è 20 megapascal radice di metro, è tanto poco. Per sapere se è tanto poco, le leghe a base alluminio hanno valori di K'C piuttosto bassi, 35-40, con valori di R con S abbastanza bassi, relativamente bassi. Perché ci facciamo? Perché queste leghe vengono utilizzate in campo aeronautico aerospaziale? Per loro basso peso specifico, chiaramente, che comporta poi in realtà una certa, come dire, tendenza a utilizzarli in ambiti in cui il peso svolge un ruolo fondamentale. Nel caso di leghe di titanio vediamo che possiamo avere valori di R con S più alti decisamente rispetto alle leghe di titanio, con valori di K'C anche molto interessanti. Considerate che per una lega di titanio, mentre per una lega d'alluminio, scusate, il valore del B-star, quello spessore minimo del provino, un centimetro e va bene. Già per le leghe a base di titanio possiamo avere facilmente almeno 3 cm. 3 cm vi occorre una macchina che fa su 50 tonnellate per poterlo rompere, d'accordo? Quindi già siamo già borderline con la capacità tecnologica di moltissimi laboratori di prova. Poi andiamo ancora con altri acciai, altri resistenziali, maraging, dove si possono arrivare anche a valori di 200 megapascal radice di metro. Valori che diventano impossibili da poter misurare secondo appunto le normali prove di meccanica della frattura linea elastica. Quindi in realtà spesso sono valori ottenuti mediante il G' e con delle formulette empiriche più o meno valide, in realtà non sono assolutamente valide, si traduce quel valore in una sorta di K'C calcolato, d'accordo, più che misurato.